ci sono anche iniziative un po' strane in giro. C'è gente che parte con la macchina e va a prendere gli orfani in Ucraina, quelli che stanno negli orfanotrofi, torna qui e non sa che fare. Voglio dire, qui bisogna stare attenti, perché come hanno detto alcuni miei colleghi tedeschi, ci sono anche personaggi che stanno facendo cose strane in questo settore, soprattutto con le donne e con i bambini, quindi bisogna stare molto attenti e attuare il coordinamento da parte della regione e delle prefetture. È chiaro il monito di Pietro Simonetti alle istituzioni: restiamo in allerta perché i profughi ucraini, se non ben tutelati, potrebbero finire anche loro, come quelli che scappano dalle guerre in Africa o in Medio Oriente, nelle maglie dello sfruttamento della criminalità. Sono circa 800.000 gli arrivi previsti in Italia nelle prossime settimane, di cui 8.000 in Basilicata, anche loro con lo status di richiedenti asilo. E torna Simonetti a pungolare la regione Basilicata affinché adotti la delibera finale del provvedimento che permetterebbe il completamento della città della pace a Scanzano Ionico, ideale in funzione accoglienza. A che punto siamo? Metà del complesso è terminato, quindi potrebbe essere utilizzato se pone mano alla strada di collegamento e qualche altro lavoro praticamente. Ecco, perché si rischia di perdere dei soldi, delle finanze, se non si completa questo stabilimento? 2 milioni di euro praticamente. Finanziati dalla Unione Europea per accogliere 150 persone, non solamente con l'alloggio o il vitto, ma con attività formative, di ricerca, cioè un vero e proprio centro molto innovativo, forse il primo nel Mezzogiorno.